Ciao amici, bentornati al Coglio Galato, nonostante sia il 15 agosto, quindi Ferragosto per voi umani, noi siamo in onda lo stesso, in diretta e in presenza, come abbiamo promesso, perché è iniziato il campionato, ma anche perché vogliamo passare tutto agosto con voi, e lo faremo ogni lunedì e ogni venerdì ovviamente, poi anche non solo agosto, anche i prossimi mesi. Ovviamente inizio trionfale del Torino, soprattutto di Milan Ciuk, che può dire quello che disse Giulio Cesare in Gallia, veni vidi vici, oppure usando la battuta, il Toro brinda con il Ciuk, laddove il Ciuk però in realtà è un grande campione, Milan Ciuk, che ha firmato il primo gol contro il Monza, ma non è stato solo lui l'uomo decisivo. Ovviamente parliamo anche dell'ammodinamento di Lukic, di tutti i temi della tua granata, abbiamo la scaletta veramente piena, e ringrazio anche i nostri, oltre a me, sei piccoli indiani, anzi 8, inclusi in regia, che nonostante siamo al 15 agosto, anzi sono in 10, dire il vero, sono qui con noi. Bellissima, in forma come sempre, e con un anno in più, ma siamo ancora più giovane. Tanti auguri buon compleanno. Grazie, Laura Massocchi, ben tornata. Buonasera a tutti, ricordiamo subito il numero 392-022-8020 per commentare con noi la serata, anche questa sera. E fagli gli auguri a Laura che ha fatto gli anni. Grazie. Sì, all'incirca. Okay. Io presento subito la mia compagna d'avventure qui d'Orgoglio Granata, Lucrezia Maritano. Ciao Laura, ciao Ale, buonasera. Ciao Lucrezia, oggi abbronzata più di me, devo dire. Sono stata in Brianza ad abbronzarmi. Andiamo ancora, poi invece. E poi, tornata come ospite, Clelia Scalzotto. Buonasera a tutti. Sei in vacanza, devo ancora andarci, giusto? Sì. Sì. Si vede. Gli altri ospiti della serata, Domenico Beccaria, presidente del Museo del Toro. Bentornato Meku. Buonasera a tutti. Buon fare agosto anche a te. Il trader sportivo Matteo Possamai. Buonasera a tutti. E presentiamo questa sera Fabio Zanco. Buonasera, Fabio, buonasera Zanco a tutti. Auguri Laura anche da parte mia. Grazie, grazie. Allora, oggi iniziamo con la rassegna stampa, con territorio del Toro a Monza, i giornali di Fabio Milano, i giornali di post partita, anche quelli di oggi legati al mercato. Allora, questo primo titolo. Frattura Lukic, confronto. Cairo valuta offerte. Okay. Poi c'è quello basso a sinistra, diciamo, legge in realtà Lukic. È atteso il fila, per ora niente. C'è andato il fila, ci conferma Lucrezia. Esatto. Sì, assolutamente. Abbiamo saputo. Oh. E hanno iniziato l'allenamento con un'ora di ritardo perché c'è stato un confronto tra mister. Perché non lo picchiare Lukic, no, scherzo. No. E oggi Schurz già a Torino, domani le visite mediche. Sì, esatto. Perché Schurz, ne parliamo dopo di Schurz, comunque parliamo tantissimo di Lukic. Vediamo anche l'altra pagina. Abbiamo tante pagine ovviamente, oh, perfetto. Questa cambiamo è sempre quella di prima. Ne abbiamo tantissime, ecco. Tre quarti da sballo. Tre quarti da sballo, quindi ovviamente è riferimento a Milan Ciuk e a gli scatenati ovviamente al Brianteo. Vediamo il prossimo, quanto amore per il Toro di Juric. Ecco, tanti tifosi, questo ci fa piacere, ne aspettiamo tanti anche, tantissimi anche sabato per Toro Lazio. Vediamo subito la prossima testata. Casting finito, Schurz il dopo Bremer. Scuola olandese per la difesa del Toro. Ecco che insomma Toro già un precedente, scordate, dopo i giovani no, ma quelli di media età, quando venne parte delle frontiere, il Toro prese un difensore olandese, Van de Korkut. Ricordate? Radonjić è rinato. Ora il Toro se lo gode. Ecco, Radonjić veramente spettacolare sia col Palermo che col Monza. Sì. Qualche altro titolo? Fantatoro, Radonjić è una furia. Mira Sanabria, gol. È il trio meraviglia. Perfetto. Le altre lasciamo Lucrezia, così anche se lei è più da lontano in postazione. Te leggo, Allora, Ricci, leader silenzioso. Giustamente viene esaltato. Anche Samuele Ricci. Ricci anche perché orfano di Lukic, con Linetti vicino, ci hanno fatto un'ottima partita. Se non le leggo le do a Laura, ovviamente. Sì, va bene. Gigi sembra Bremer. Questo già è già una bestemmia. Io mi dissocio, mi dissocio. Veramente dissociati per favore. Poi commentiamo. Poi Radonjić e Show, Ricci, perfetto, c'era scritto. Sì, sì, sì. Ok, Toro, Schurz è fatta, oggi c'è il sì dell'Ajax. Poi a me ti chiedevo se la pubblicità deontologico se d'accordo dai soldi all'Ajax. Dopo quello che accade nel 92. Non hai letto la spalla interessante di la spalla, leggi la spalla. C'è una spalla indirizzo, non so se l'hai letta. Leggi la spalla, andiamo indietro a questa pagina? È quella indietro. Quella prima, quella prima. Regia, scusatemi, se avevo una grande coppia Luca Simone. Allora lì, lo sfogo di Izzo col sacco di box. Da box, sì. Da box. Sacco fa... Questo è interessante. Va bene, un'ottima metodologia.
si allena a parte. Esatto. Torniamo avanti con le pagine. Chissà chi lo allena. Grazie, ma parlate poi. Vai. Toro, la prima è vincente. Sanabria, cuore e gamba. Radonice è incontenibile e Ricci guida con sicurezza. Perfetto, abbiamo ancora qualcuna. Andiamo alla Lucchezza, se riesci. Tanto. No, questa Laura, leggila tu. Monte e Berlusconi traditi dai sondaggi, la festa del Torino. Per la prima volta che hai battuto Berlusconi, questa è una battuta un po' sul politico. Questo Toro è più forte di tutto. Miranchuk Sanabria, sconfitti il Monza e pure l'emergenza. A destra? Lukic, non solo Roma, Cairo, manovre su Ilic e trattative per Nandez. Ecco, poi il tema Lukic ovviamente lo trattiamo diffusamente. Ancora qualche titolo di giornale? Qualità questa è la stampa? Toro. Scrivono solo qualità Toro. Poi andiamo a sentire interviste alla Monza. Toro, il successo che serviva. È arrivata più qualità. Da questa carrellata sembra che abbia vinto lo scudetto. Sì. Come se avessimo vinto. Subito Miranchuk. Sanabria fa il bis, Monza senza festa. Vabbè, giustamente. Ecco, vediamo quel titolo, poi vediamo questo. Quello di prima? Leggo quel titolo. Un toro spietato regala Berlusconi la prima amarezza. Ecco, quel titolo, Toro vince a Monza, Belotti e Lukic sul divano. Perché Belotti è ancora in cerca di una squadra, probabilmente andare alla Roma anche se c'è un'offerta a Galatasaray. Lukic l'ha mutinato, anche lui è rimasto a casa. Toro Lukic faceva gli anni sabato. Allora noi abbiamo immaginato che, anche se sappiamo che Belotti è a Palermo, ecco che però sul divano a vedersi la partita. Ma cosa l'elefantite Belotti in quella foto? Che problemi ha? Ragazzi, è un fotomontaggio, non è? Ma chi ha fatto questa opera d'arte? No, il grande Simone, vabbè, ma sì, fatto apposta. Chiama Sgarbi che lo valuti questo. Ragazzi, fatto apposta, è una. È bellissima. Non è una foto, è un fotomontaggio. Ti immagini questa scena, Meku? Ma guarda, mi sembra una scena un po' irrispettosa del valore, e non dico calcistico, del valore umano delle due persone. Perché sia Belotti, più Belotti che Lukic hanno dimostrato in questi anni il loro attaccamento, il fatto di essersi, specialmente Belotti, messo sulla schiena il peso di tutto l'attacco da solo, e di conseguenza mi sembra veramente ingenerosa questa battuta. In realtà, nel senso che Belotti alla fine inizia il campionato e lui se lo vede sul divano, insomma anche per lui penso che sia io al posto via. Di mi farei due domande sul perché un giocatore del valore di Belotti abbia preferito non rinnovare. Belotti può fare quello che vuole. Assolutamente. Poi litigato con Caio, ha fatto pugni con Luigi Bagnati, ma i tifosi qualcosa doveva dire. E cosa deve dire? Piacere Belotti, vuol dire che vada via. No, ma non parliamo di Belotti in scaletta. Ma chi dovrebbe dire qualcosa ai tifosi? Non è Belotti, è Caio. No, perché Belotti è solo il millesimo di una lista che dura da 17 anni di persone che vengono anno per anno dipinti come l'infame, il traditore, quello che vuole andarsene e non bisogna tarpargli le ali. Insomma, continuano a cambiare tutti gli ingredienti escluso uno e il risultato è sempre lo stesso. Chiediamoci qual è l'ingrediente che fa andare male il minestrone. Parliamo dopo di Belotti. Adesso vediamo se la stampa, se non andiamo allo stadio. Vediamo subito se c'è ancora qualcosa dalla regia. Allora, finita la stampa, no, c'è ancora qualcosa, dai. È quello di prima, sotto c'è scritto. Va bene, allora andiamo al Brianteo a Monza, e l'altra settimana è stato il nostro ospite il Toro Club Orgoglio Granata di Pinerolo, che ha organizzato la trasferta dopo molti anni a Monza, e al loro seguito Emilia Bosetica, che stasera non è qui, ma era a Monza, ha portato bene questa trasferta, questo abbinamento, quindi penso che Emilia debba fare altre trasferte. Allora, noi vediamo le interviste che ci ha portato da Brianteo Emilia con gli amici del Toro Club Orgoglio Granata di Pinerolo. Siamo noi Toro Granata. Per il club è stata una trasferta, dopo 12 anni siamo ripartiti con questa trasferta fantastica, un gruppo fantastico, e abbiamo avuto l'onore di averti con noi, è stato un grande onore. E vedere partire un pullman da Pinerolo dopo 10 anni è stata un'emozione, scusate la voce, poi è stato bellissimo vincere questa partita. E ci sono veramente emozionati. La partita è stata, abbiamo tirato fuori il cuore Toro, è stata un'ottima partita, con un avversario mediocre, avevamo più paura del contorno che di quello che poi è stato. I tifosi del Toro sono stati fantastici, è stata una curva viva. È stato veramente emozionante.
Beh, direi ottimo, ottimi gli esordi, perché Miranchuk messo fin da subito con gol e Vlasic ha fatto vedere di avere dei numeri pazzeschi. Sì, ma questi giocatori non si discutevano, Vlasic e Miranchuk, come ha detto anche Juric, che ringrazio, i giocatori che sono arrivati sono buoni, anche, quindi su quello non c'era dubbio. Il problema è che ci mancano dei giocatori e che se arrivassero i giocatori validi questo qua è un ottimo toro, perché comunque noi abbiamo una struttura di gioco già collaudata, roba che non ha il Monza, roba che non hanno tante squadre. Noi abbiamo un gioco, l'abbiamo dimostrato anche stasera, non siamo mai stati in difficoltà, abbiamo controllato la partita, potevamo segnare 3-4 gol, quindi direi fantastico. Un commento infine su Lukic, sulla vicenda Lukic. Allora, Lukic, uno che indossa la fascia del capitano in una squadra gloriosa come il Toro, una squadra leggendaria, non si può comportare così nei confronti dei compagni, nei confronti della tifoseria. Per il resto questo problema è un problema a monte, perché non è la prima volta che capita e mi chiedo, come sempre, come viene gestita la situazione ad alti livelli. Quindi anche in questa cosa io metto di mezzo il nostro presidente, perché è successo con il Kudu, è successo adesso con Lukic, mi sembra veramente incredibile la vicenda Belotti, vabbè. Quindi, però a livello comportamentale poteva farlo molto prima, non si arriva al mattino a dire no, non venga a Monza, non lo reputo da uomo, non è stato un uomo, poi ormai questo è il mondo dei procuratori che la fanno da padrone, ma non è il vero calcio è stato qua stasera, ci siamo emozionati in uno stadietto, ma è stato bello. Allora, direi innanzitutto buona la prima per la trasferta, ci siamo divertiti, siamo un grande gruppo, siamo sempre tifosi del Toro, quindi l'importante è quello, penso che ci troverete dappertutto, come giustamente sponsorizzato il tuo programma, e direi mi aspettavo una vittoria, anche se faceva paura, una buona squadra, squadra nuova, il presidente gli aiuta tanto, però noi ci siamo comportati bene, non possiamo dire che ci siamo comportati male. Difesa totalmente in emergenza e totalmente adattata, come l'hai vista? Allora, la difesa questa sera possiamo dire una cosa, non è stata chissà che impegnata, però effettivamente hai ragione tu, non l'abbiamo ancora potuta valutare, vediamo che cosa succederà, soprattutto domenica, sabato con la Lazio, è un'altra squadra dal Monza, con tutto il rispetto, ci mancherebbe. Comunque sì, hai ragione tu, vedremo la prossima settimana che cosa succederà, ancora da guardare la difesa sicuramente. Ci sono ancora 2 settimane di calciomercato abbondanti, che cosa ti aspetti, chi pensi possa arrivare? Allora, io mi aspetto innanzitutto delle grandi cose dal nostro presidente, nel senso, stiamo aspettando presidente, è vero, abbiamo ancora 2 settimane, quindi sicuramente lei ci farà vedere cose belle. Noi come grandi tifosi stiamo aspettando tante cose, questo sì, sicuramente. E infine Miranchuk e Vlasic, ottimo esordio per i due. Allora, ottimi acquisti, mi viene da dire, su questo complimenti soprattutto a Juric, perché veramente ottimi acquisti, sono veramente ottimi giocatori. Ovviamente assieme a loro ci va qualcun altro, ma ottimi acquisti, veramente, niente da dire. Siamo noi, noi Granata. Alessandro, io ricordo subito il numero 392-022-8020, come vedete sopra pressione, in modo da poter mandare i vostri messaggi e commentare con noi questa serata. E ricordiamo che Orgoglio Granata ci sarà tutti i venerdì e tutti i lunedì, quindi Orgoglio Granata di venerdì e Orgoglio Granata di lunedì, sempre alle 20:30. Non è che il venerdì è la prima lunedì, e sono puntate diverse, quindi abbiamo 2 appuntamenti a settimana, sempre alle 20:30 e sempre come vedete nel calendario, sarà agosto ma anche a settembre. Quindi in realtà stasera ad esempio parliamo un pochino del Lazio, perché tanto gioca sabato, noi parliamo venerdì. Invece adesso parliamo della formazione che c'è nel campo Monza, perché c'è l'urgenza emergente difensiva, vediamo le scelte di Juric, che è stato onesto dicendo che aveva provato a dopo, noi pensavamo a dopo centrale, invece ha cambiato qualcosina. Do Monza all'inizio partita. Vediamo se... Con Miranchuk già schierato ovviamente dall'inizio. Allora, tra i pali è stato scelto Milinkovic e Savic, a dopo Gigi e Rodriguez, in difesa Singoli, Netti, Ricci, Aina, Miranchuk, Radonic e Toni Sanabria. Diretta al posto di Lukic. Poi 4 cambi durante la partita, la ripresa, Vlasic subito al posto di Miranchuk in intervallo. Poi è entrato Segre, giusto, sì, al posto di Adopo, e il cane al posto di Ricci, e Lazaro al posto di Singo. Sì. No, al posto di Ricci, non posso dire, al posto di, giusto. Questa è la formazione finale. Allora, invece vediamo, vado invece da Mirko Beccaria, ti chiedo, Mirko, allora, se questo toro che ha battuto il Palermo e ha battuto bene anche il Monza, più di quanto dica l'uno finale, perché è stata dominata più di 4 per il finale, è un gioco che ti convince al netto del mercato che deve completarsi. Cioè... Sì, stavo sghignazzando prima a leggere il titolo della Pravda,
Quale? La Gazzetta, lì come si chiama? Sì, il giornale, Prato, il che c'era scritto è già un grande toro, cioè abbiamo giocato con una squadra che l'anno scorso era in C e con una che l'anno scorso era in B. Il titolo è il cane, con la squadra che era in C, malgrado il punteggio sia più altisonante, abbiamo faticato di più che col Monza. Col Monza abbiamo giocato una bella partita, abbiamo meritato di vincere, il punteggio poteva essere decisamente più ampio a nostro favore. Però da qui a dire che è già un grande toro, io aspetterei quello lì purtroppo è l'unico prestito che riscattiamo. No, questo è stupendo. Quello è l'unico prestito che riscattiamo e non riusciamo a rispedire al mittente. Ma mettilo come sfondo dietro te e Laura. Ma perché no, Laura, è stupendo. Dicevo che quello lì però è l'unico prestito che purtroppo riscattiamo. Di che? Quello non si riesce a... C'era un po' di perplessità due settimane fa per questo mercato che non decollava, adesso non è completo, però se qualche tempo fa dicevamo, due settimane fa, rischiamo di andare B, siamo andare B, dopo Palermo, dopo Monza, ormai almeno un campionato nel limbo ce lo aspettiamo. Sì, però io penso che sia prematuro, dopo due partite, una di Coppa Italia e una di campionato, già partire coi titoloni. Diamo tempo un attimino alla squadra di assestarsi. Questa squadra ha i numeri per fare delle cose se tutte le scommesse che abbiamo preso sì, si rivelano vincenti, ovvero sia se Radonjić non inizia a dar di matto come ha fatto in passato, se il Miranchuk ha una tenuta atletica adeguata, c'è tutta una serie di sé. Diamo tempo a qualche partita, ci sono i numeri per fare delle cose, ci sono, ma diamo tempo. Ancora due vittorie e poi mette titoli. E tra parentesi, scusa, ringraziamo Laura di essere venuta malgrado il compleanno, perché il Lukic per il compleanno è stato a casa. Allora, questo è il mercato. Allora, Matteo, chi lo legge? Sì, chi c'era? C'era Belotti, ora non c'è nessun suo posto, Bremer, Schurz, Kien, Prat, Miranchuk, Brekalo, Radonjić, Pobega, nessuno. Poteva avere Pobega se c'è questo scambio con Lukic, con Milan, ma ne parliamo. Vedremo. E poi una pagina che non c'è più Ansaldi ovviamente esatto. ma c'è Baieje, Piazza, ora Vlasic, Mandragora, Hilkan e Lukic. Se andasse via, allora adesso portiamo ovviamente il tema Lukic, che ci è sfuggito venerdì, perché la notizia, non Lucchezza, è arrivato un messaggio anomalo. Cosa sì, è successo? La notizia è uscita alle 11, non è finita alle 10:20, quindi non potevamo darla. Esatto, è uscita dopo, ma ci è arrivato un messaggio in diretta che già anticipava un po' questa cosa. Siamo andati a cercare, non abbiamo trovato nulla e poi... Perché ci chiedeva, Lukic sarà convocato? Esatto, Lukic è convocato, la squadra è a Monza, non è a Monza, e poi in realtà dopo circa mezz'ora dalla fine della trasmissione abbiamo capito che... Quindi qualche tappa che sapeva qualcosa, che Lukic non si è allenato. Esatto, qualcuno lo sapeva già. Allora, affrontiamo ovviamente questo tema di Lukic. Allora, abbiamo anche le parole di Juric? Assolutamente sì, perché ha parlato proprio Ivan Juric questa situazione. Aspetta un attimo, ne parliamo dopo. Abbiamo le parole di Juric, le parole di Juric finto. Ah, ok. E poi anche di Caio finto, ma poi... E dimmi tu, vero finto? Allora, direi, facciamo così, vediamo prima però questa strana maledizione della fascia da capitano, no? In Gatti, perché in realtà quest'anno, cioè fino a giugno, si sono alternati con la fascia di capitano Belotti, che era il titolare, poi Prema il vice capitano, molte partite ha fatte Mandragora, e il quarto era Ansaldi, quindi mi serve, no, non è questo, perdonami, mi serve l'altra fascia, l'altra, te lo dico, mi serve la grafica numero, numero 6, capitano in fuga, eccoli, ecco, c'è questa un po' maledizione della fascia da capitano quest'anno. Ce l'ho fatto. Ne manca uno lì, Chi manca? Sirigu. No, Sirigu del 2022. Sì, però Sirigu, se tu solamente nell'annata dici, perché se no, se andiamo a vedere le decisioni di voler andare via. Anche Fagante, allora. Anche di quest'anno, ragazzi. Ok. Di quest'anno, 2022. Sì. 2022 capitani in fuga. Allora, Belotti svincolato, Bremer è stato venduto alla Juve, Mandragora non riscattato, Ansaldi svincolato a suo malgrado. Cioè, a differenza di Belotti, Ansaldi voleva restare. E Lukic ammutinato. Allora, non è il primo caso, diceva Mecco, degli ammutinati, casi un po' diversi, tutti i casi in cui i giocatori in realtà si sono ammutinati. La vediamo anche la lista degli ammutinati, non del Bounty ma del Toro.
ossia la grafica numero 7, perché ogni 3 anni accade questo. Laura. Nel 2016 Maksimovic, nel 2019 Nkulu e nel 2022 Lukic. Allora, quindi mi affido fido a Matteo, se voglio ancora parlare. Allora, in realtà Maksimovic voleva andare via, con Mialo ci voleva tenere tutti i costi, Kulu voleva andare via, ricordiamo cosa accade con Kulu, magari la gente non si ricorda, perché è proprio di questi tempi, il ponte di Ferragosto, Nanà, che è il minoario africano, procuratore di Kulu, telefono, si presenta a Forte dei Marmi senza partire, chiama Caio dicendo sono qui a Forte dei Marmi, dobbiamo parlare. In realtà Petrarca lo porta in Kulu alla Roma, Caio lo ricevette Nanà, ma intorno all'ottava pare il playoff di Europa League non ha voluto cederlo, e quindi da lì poi Kulu praticamente poi ha fatto il seporto in casa. E Lukic mi sembra un caso molto non simile. Non puoi mai tenere un giocatore scontento, mai cerchiamo di ricostruire però quello che è successo, Matteo. Ricostruiamolo. Allora, allora sicuramente Kulu è un caso che parla chiaro. Quando diciamo che bisogna vendere i giocatori, bisogna essere bravi a venderli. Bisogna anche devi venderlo. Allora, devi venderlo subito. Cosa poi è successo? Allora, Lukic verosimilmente è chiaro, l'ha fatto capire Juric, l'abbiamo capito. Si aspettava un aumento di stipendio. Probabilmente Lukic ha ancora lo stipendio di qualche anno fa in cui non giocava, e quindi ne aveva parlato, e poi il Torino ha detto sì, ne parliamo, aspettiamo magari finisca un po', fare qualche acquisto, eccetera. Ovviamente come data Alamo avevano stabilito l'inizio del campionato, ipotizzo, no? Allora, Lukic sicuramente ha sbagliato i modi. No, cercate di costruire quello che è successo. Quindi, sì, probabilmente... Hai fatto un'analisi perfetta. Però in questi Lukic casi voleva un adeguamento economico, visto la fascia di capitano, visto il ruolo centrale, questi aspetti. Però se prendiamo l'esempio di Maksimovic e Nkulu, questi casi succede che poi il procuratore di solito consiglia male il giocatore, gli dice fai casino, così ti mandano via più facilmente. Così la piazza non si, così se hai la società che è la piazza ti manda, ecco. Però questo dove puoi farlo? Nelle società che ti permettono di farlo. Oh. Perché dobbiamo sempre essere così. No, se tu fai una cosa del genere con Lotito, mi viene in mente una caso, questa cosa non la fai. Perché tu stai in panchina, stai in panchina 2 anni, ti rovina allora, la carriera. Caio, secondo me, dovrebbe punire Lukic, a prescindere dal fatto che secondo me Lukic andrà via, perché quando fai questa mossa, perché alle spalle è una società, togliersi quella fascia di capitale. Togli la maglia numero 10, non so se si può a livello di Non si può. Perché una volta che l'hai assegnata, che è assegnata, se la deve tenere tutto il campionato. Meno che non vada via. Oppure quel metodo Lotito, non giochi fino a dopo mondiali, così vai ai mondiali in pessime condizioni. Sì, ma l'Italia ai mondiali non ci ha dato, quindi dobbiamo aspettare fra 4 anni. Sì, dico, andato che l'Italia ai mondiali non c'è andata, ci tocca aspettare 4 anni. Non fare il direttore sportivo. Ai mondiali del 2026. Non fare il direttore sportivo in una squadra. Perché se tu prendi Lukic e gli dici di non fare i mondiali, nel momento in cui i mondiali sono finiti, tu Lukic comunque in ogni caso dovrai venderlo, Lukic non avrà mercato. Perché tu Lukic non puoi permetterti di non farlo giocare. Allora, posso dire il mio parere senza che mi interrompi? Un minuto ci metto, posso? No. Velocemente. Ma su cosa? Su cosa? Non so, cosa hai mangiato oggi? Tu dimmi su Lukic! Allora, cosa è successo la tua. Ah, no, io non ti posso dire cosa è successo. Io ti dico cosa è successo secondo me. È successo che io, che sono Lukic, faccio un esempio, 700.000 euro all'anno. Sì. Arrivo a contrattare col mio presidente o direttore sportivo, chi vuoi tu, un adeguamento del contratto, il che vuol dire anche un prolungamento con adeguazione dello stipendio. Adeguamento, perdonami. Vuol dire che tu lo puoi portare da 700.000 euro all'anno a 1 milione, 2 milioni, 4, 1 milione, 5, 2 milioni. Ok? Ed è accettabile come discorso, perché mi prendo l'impegno di essere capitano di una squadra gloriosa. Il succo del discorso è che lui ha fatto la cosa giusta nel modo. Lui si è ammutinato. Lui ha fatto la cosa giusta nel modo sbagliato. Perché io che sono Juric e mi sento chiamare da Lukic e dire che oltretutto tu non l'hai detto, ricordiamolo, Lukic è uomo di fiducia di Juric, perché lui ha creduto nel giocatore e lo ha fatto esplodere. Ragazzi, senti chiamare da Lukic e dire io oggi non vengo all'allenamento, che è una cosa che non si può sentire. Io adoro Lukic, però non può comportarsi. Dobbiamo costruire cosa ha detto Juric. Juric ha una grande credibilità nel mente canata, Juric, perché insomma si mette sempre la faccia, a volte fin troppo onesto nelle sue valutazioni. Allora, Gia, se puoi mettermi le immagini di Juric, così Lucchezza ci racconta su Lukic come se spesso Juric, così poi sentiamo anche il messaggio. Allora, bravo, questo è importante, bravo.
Cosa assolutamente. Allora, ha detto che ha fatto un gesto molto grave e no, molto... Non puoi parlare finché non vediamo... Ecco, ah, ok. Juric o Lukic? Così sembro Juric e io. Vabbè, Juric, vai. A Lukic ha fatto un gesto grave, un gesto abbastanza clamoroso. Bisogna capire come mai un ragazzo che è a Torino da 6 anni e che è un pezzo di pane ha fatto un gesto così. È una cosa molto grave, io sono amareggiato perché in generale Sasha è un capitano. Mi chiedo come mai sia arrivato a fare un gesto simile e di questo tipo, perché rimane davvero brutto e clamoroso. Io lo conosco perché sono 6 anni anche che lui è qua e non ha mai alzato la voce né niente e ora ha fatto questo. Tutti cercheranno di vedere ciò che è meglio con la società perché io sono fuori da questo discorso. Lo gestirà la società ed è una cosa solo tra lui e la società. Praticamente lo ha difeso e si è lavato le mani. Esatto. Quello che doveva fare. Mi è sbagliato lavarsi le mani. Anche perché, perdonami, ma se dai 1.600.000 a Zazza, devi dare un 1.600.000 anche a Tony Vigato. Se dai 1.600.000 un vitalizio molto più. No, bisogna spiegargli bene. Però Zazza prende i soldi che lui prendeva la Juventus. Lukic in realtà ha l'ingaggio basso perché quando il titolare ha fatto il contratto non giocava, non era titolare, quindi in realtà è giusto che, no, è giusto che lui l'abbia chiesto. Secondo me ha avuto garanzie verbali, sì sì lo facciamo, però secondo me l'ammutinamento, perché poteva aspettare oggi a lamentarsi, l'ha fatto perché è un'altra squadra dietro. Però mi sembra che Lukic sia... Faccia capire che la c'è un'altra squadra dietro, cioè fai casino per andare via. Noi non conosciamo i fatti. No, ma se, se Lukic gli ha chiesto 40 volte a Cairo di parlargli insieme e 41 volte è stato rimbalzato, sicuramente l'unico andato così. Modo che aveva di farsi sentire sta piazzata qua. No, non giocare. Ma tu hai sentito cosa ha detto oggi Lukic? Allora, però adesso gli danno retta, casualmente. Sicuramente. Adesso gli danno retta. Io l'ho detto, fino adesso l'hanno rimbalzato, adesso gli danno retta. Però lui ha... E questo dimostra che ha fatto bene a fare sta piazzata. No, l'ha fatto bene, fine. Tu giochi e poi... Ha fatto benissimo, tant'è che i suoi compagni di squadra... Tu non puoi rifiutare la maglia del gol, sarebbe, usiamo il condizionale, i suoi compagni di squadra sarebbero con lui, l'allenatore dice che è un pezzo di pane, chiediamoci il perché. Noi siamo gli unici che li mettiamo la croce sulla schiena. Allora, non sappiamo come stanno le cose. Te lo dico io, perché sto dicendo. Lo sa Lukic, e lo sa il resto dello spogliatoio. Noi non lo sappiamo. La sappiamo. Perché stavo sicuramente ha chiesto l'adeguamento col cellulare. Sicuramente gli è stato promesso. La scazzo qua. E sicuramente non gli è stato ancora fatto. Però qui il capo ci deve andare. Da quando inizia a chiedere l'adeguamento? Ma noi non sappiamo tutti la retroscena. Ma te lo dico io, te lo sto dicendo adesso. Allora, sicuramente gli è stato promesso l'adeguamento, sicuramente ha detto poi lo facciamo e non l'hanno ancora fatto. È stato promesso quando? Però tu in campo ci rendi. Mesi fa o ieri? E quello è l'importante. E questo è il punto. No, però l'ammutinamento, ragazzi, una cosa voglio capire. La domanda è una sola, vi chiedo. Clelia che non ha ancora parlato. Secondo te l'ammutinamento è figlio dell'esasperazione, però visto che dovevi andare in campo, potevi andarci e ti lamentavi domenica, o è figlio del fatto che al mancato adeguamento si accompagna un'offerta importante della squadra, un po' come fece in Culù che Petrarchi voleva portare alla Roma. Ah, secondo me è più figlio dell'esasperazione, perché non ci credo che Lukic si sia svegliato solo l'altro giorno a chiedere un adeguamento. Sì. Sicuramente io stavo già chiedendo da tempo e non gliel'hanno mai voluto dare. Probabilmente è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Certo, avere l'idea di poter andare in un'altra squadra magari ha dato il coraggio di farlo, quello sì. Però l'idea è partita dal fatto che... Matteo, quello è il fatto che magari Lukic e il suo avvocato aveva detto aspettiamo inizio a cambiare, se inizio a cambiare c'è questo contratto, tu non giochi, no? Può essere anche stato quello. E questo che dicevamo, cioè dicevamo da quanto, dipende da quanto Lukic stava chiedendo questo rinnovo e da quanto non gli veniva concesso. Perché un conto è se Lukic ce l'ha iniziato a chiedere due giorni fa. Faccio una cazzo che sta con la verità. Se Lukic l'ha iniziato a chiedere due mesi fa, il toro ogni giorno la rimbalza, allora è grave, doveva fare un gesto. Questa piazzata che ha fatto Lukic, no? Che fa un ampliamento pubblico che non fa nemmeno certo bella figura lui. Ti chiedo, il titolo è, però mettetemi il nome, mettetemi il titolo, i titoli sono Juric, Lukic, questione sua di Caio, Torre dei suoi capitani, Lukic numero 10 e soprattutto Lukic non può leggere i nomi il 4 maggio. Quelli sono i titoli su Lukic. Mettiamo, ma la poltrona da presidente a Cairo? No ragazzi, no. Già che ci no. siamo. No, non mi è andato quel tema. Chiedo che può essere che però questo ammutinamento pubblico di Lukic sia andato anche da una certa indisciplina che regna nel mondo, nell'ambiente granata, all'interno del problema, perché se Juric e Vagnati si mettono per strada, come abbiamo visto,
e nessuno viene punito, inconsciamente o consciamente dei giocatori, cioè, no, allora vale tutto. No. Ma dai Ale, comunque secondo me una società di Serie A non è assolutamente, non puoi permettere queste scene, queste immagini. Certo. Sicuramente lui non ha fatto una bella figura e ce lo stanno scrivendo anche i ragazzi da casa, perché sono tutti un po' rimasti così a bocca aperta, sì, pensando a Lukic come professionista che dice di fare campo si va, poi discuti lì. Esatto. Allora io ho sentito che lì battibeccavano Fabio Zanco e Matteo Possamai, sì, perché Matteo diceva sì è così, cioè se si vendono io ci bagnato, vengono puniti, vale tutto, e invece Fabio diceva no, non è così. Matteo? No, è ovvio che quando tu dai un'immagine di te della società dove escono queste liti, escono questi ammutinamenti e così via, è ovvio che la credibilità della società è zero, già dopo il video dell'altro giorno, ma la credibilità della società crolla nel momento in cui due tuoi dipendenti fanno quella figura. La società non ha credibilità. No, e poi non li punisce soprattutto. Non li punisce, appunto. Esatto. Dove lasci passare questo gesto qua, dove il gesto di Lukic lo lasci passare e così via. Ma attenzione, la società non punisce questi gesti qua, perché la società non può permettersi di punire questi gesti qua, perché sa di essere nel torto. Se no, se tu sapevi di essere nel giusto, Bagnato faceva questi... No, poi oltretutto non ci sono neanche stati accostamenti anatomici. No, non vale società, di conseguenza. Nome e io ho detto non ci sono stati accostamenti. Non devi società in generale. Matteo, specifica. Cosa vuoi sapere? Hai detto società, non puoi dire società in generale, devi dire nome e cognome. No, a chi è deputato a fare il mercato? Chi è deputato? Bagnati. A chi è deputato a investire? Cairo. Se si sceglie una linea che poi non si mantiene, è ovvio che sei nel torto. Perché Bagnati, le parole di Bagnati dà letteralmente del testa di K 3 puntini a Cairo e non vieni licenziato. E tu non vieni licenziato. Adesso, perché... vediamo a fine mercato, magari a fine mercato cambia qualcosa. Ma devi essere licenziato il giorno dopo. Una persona ti dà del testa di K e tu non lo licenzi il giorno dopo. C'è una cosa fuori. Ma io credo che comunque Cairo Bagnati qualcosa sia. Cioè, Cairo abbia. Ma non c'è neanche da dire. Debutto la mano calice. Ascolta, in un'azienda seria. Io guardo lì. In un'azienda seria. Uno che dà del testa di bip al suo presidente, se c'ha la macchina aziendale torna a casa a piedi, perché non lo lascia neanche più tornare con la macchina, in una società seria. Qui ti puoi permettere tutto il contrario di tutto e nessuno dice niente. Al Manchester City il signor Tevez ha detto io sono Tevez, ma non so, gli ha detto bravo, entrerei in tribuna, glielo dica a quelli che ci sono seduti di fianco a lei. Ecco, ti chiedo. Magari gli fa un anno in tribuna, poi è andato alla Juve, è stato un anno in tribuna. No, in realtà gli Luigi Bagnati abbiamo parlato per 4 puntate di Ho capito, ti chiedo, sto dicendo che le società serie funzionano così. No, ma tu dimmi Luigi adesso, cosa ti aspetti? Questa punizione, beh, la faccia da tifoso, la faccia gli togliamo Luigi, anche se l'estate, uno che rifiuta di indossare la maglia gli togli la faccia, minimo. Meku, la faccia gli togli. Ragazzi, deve andare il 4 maggio a leggere i nomi, Luigi. Ma non hai detto tutto! Dillo. Non hai detto tutto, dillo. Ale, allora, non l'hai detto, perché non hai letto le dichiarazioni di oggi di Lukic. Il primo che il 4 dillo maggio dovrebbe Lukic stare a casa, no, scuola, il primo ufficiali che il 4 maggio dovrebbe stare a casa, un articolo. E il presidente... Lucchezza, no, ragazzi, allora, ditemi, parliamo di Lukic adesso. No, Lukic ha già detto in un'intervista... Cioè, abbiamo quelle dichiarazioni di Lucchezza. Io non mi ricordo adesso qual è il sito. Allora, fammi tutti. Me lo cerco dopo. Fammi tutti, allora. Ma non è niente di greca. Ragazzi, un attimo, lo cerchi... Io posso darti una notizia che ha messo un Twitter, che è un tweet che è arrivato da Gianluca Di Marzio in questo momento, che dice che Lukic si è scusato con i compagni e con lo staff e nei prossimi giorni si affronterà il tema del rinnovo del contratto. Quindi finisce anche questa tra luce e vino. Ma anche perché Avevi dei dubbi? Avevi dei dubbi? Ma certo che finisce bene. Il presidente si è preso delle offese, che se io ma basta, una gente delle robe del genere. Allora, ragazzi, basta, poi c'è una cosa che tu prima hai detto. Non potete, cioè, togliamolo. Fabio e Meku, non è che voi ce l'avete con Caio. Ma non ce l'avete con Caio, io non è quello il problema. C'è di essere obiettivo del giudizio. Il presidente degli ultimi 17 anni. Ma io, ma perché dici, allora, io... Dovete essere obiettivi del giudizio. Anche se avete con Caio, però posso fare di Caio. Il presidente che il Toro ha avuto negli ultimi 17 anni. Però, scusami, Ciminelli, Viduli, c'è Calleo. Ma togli quelli, fammi finire. Tu che sei hai più o meno la mia età, Callei, Vidulce, Ciminelli, i tre prima di Caio erano peggio.
No, se me li danno indietro li piglio al volo. Anche Gallegri, ma anche Bettega. Anche, va bene, anche Bettega. Vabbè, ragazzi, no, faccio scendere la scaletta. Posso allora, dire una no, cosa? No, non puoi dire, ragazzi. No, perché non sei obiettivo. Tu. Oh, mi dai, di 40 minuti. Fammelo dire, Lucrezia. Se no. Allora, io non so se sono le dichiarazioni che diceva Fabio, ma ho trovato delle dichiarazioni di Lukic. Sì. Che dice che vuole restare al Toro perché è la sua priorità. Oh! Okay. No, ma è la sua priorità, attenzione. Sasa ha spiegato anche la reazione da parte dei compagni. Questo è importante. Non puoi entrare a quello che è, la facciamo parlare fino alla fine e poi commenti. No, non so se sono quelle no, che dice. No, non puoi entrare. Fabio, ragazzi, disciplina adesso. I compagni conoscono la mia situazione, non hanno alcun problema con me, sono tutti al mio fianco. Sono d'accordo, però i compagni come lui, come Nkulu, come Belotti, sono tutti mercenari i giocatori, come Zaza, Izzo, Verdi, non è che ma hanno testo i giocatori. Mercenari. È la mancanza di rispetto nei confronti della maglia. No, fammi tutti adesso. Adesso andiamo a sentire. No, fammi un attimo. Chiunque ragazzi, faccia un lavoro è un mercenario, perché vende il suo lavoro in cambio di soldi. Cos'è un mercenario? Cosa vuol dire? Comanda la scaletta, scusate ragazzi, comanda la scaletta. Dai, sì. Devo seguire la scaletta, allora fermi tutti. Adesso la scaletta invece ve la cambio, regia. Allora facciamo così, allora non mi chiedo la clip 2, quella di Toccoli che si sarà dopo, vediamo la clip 3, ossia Caio, vedete Caio che commenta la questione Lukic. Sentiamo come il presidente commenta la questione Lukic. Allora facciamo la clip. Sì Alessandro, lanciamo la clip di Caio. Solo. Siamo buonasera, innanzitutto il bilancio di Monza è sicuramente positivo, si è visto un buon Toro e i ragazzi hanno espresso un buon calcio sia nel primo che nel secondo tempo, c'è molta voglia di fare bene. Per quanto riguarda il discorso legato a Lukic e tutto quanto, ovviamente i giornali hanno scritto quello che hanno voluto scrivere, come al solito vengono montati delle situazioni che non hanno stanno né in cielo né in terra. Lukic prima di fare la rifinitura ha dimenticato la fascia di capitano a casa, perché lui ci tiene molto, lui la fascia di capitano la tiene sul comodino e quindi ha chiesto all'allenatore, a Mister Juric, di poter tornare a casa e riprendere la fascia da capitano, e quando è tornato a casa a riprenderla, prima della rifinitura, ha avuto un problema, un gomito ha fatto contatto col piede ed è rimasto un attimino spaesato e nel frattempo la squadra è partita e quindi Juric non ha potuto partecipare così alla trasferta, però non è, il caso non esiste, non è una questione di rientrare dal caso piuttosto che altro. Devo dire anche Juric è contento perché dice lo perdono perché ha avuto questo problema fisico legato alla fascia di capitano, peraltro noi ne abbiamo stampata un'altra, vedete, sentite, c'è anche pure una campana che chiosa questa, la certezza di queste informazioni. E devo dire, la fascia di capitano è stata stampata a nuovo, abbiamo trovato una copisteria in Monza e l'abbiamo riconsegnata alla squadra, che ha deciso di metterla sulla fascia di Rodriguez. Però devo dire che non c'è nessun problema, anche il mister è contento, la squadra risponde bene, la società è forte, è solida, Vagnati è bello, un bell'uomo, Moretti è magro, e il presidente comunque, cioè il sottoscritto, devo dire, è una persona che alla fine è sempre presente, cerca di fare il bene del Torino. Abbiamo fatto anche una lunga chiacchierata con Berlusconi e devo dire bene, quindi Monza-Torino 1-2 e avanti così, pensiamo alla Lazio e basta sempre pensare a cose negative, e il mercato è ancora aperto. Siamo allora, questo ovviamente è il presidente che minimizza, ma ovviamente non è il presidente vero, questo è il nostro amico Danilo Toccoli, che è il nostro imitatore. Finora che da poco sentiamo, meglio non lo conoscevi. No, dico, era Tognazzi che stava facendo la supercazzola. Antani con scappellamento. No, ma più o meno si può sentire. Danilo interpreta così. Il
cioè, interpreta così quello che potrebbe dire Caio, che comunque non ha parlato di questo tema, ha parlato molto con Berlusconi prima fine partita. Tra altre cose, ecco, cosa importante, non abbiamo detto, dopo parliamo anche di Gigi Radice, perché questa è la sua partita, è stato un bellissimo striscione per Radice a, allo stadio di Monza, ma adesso vediamo anche quella grafica, perché in realtà il Toro dello Scudetto 76 è innervato da ex del Monza, e quindi mi serve la grafica numero 8, guardate quell'altra, con Radice che veniva proprio dal Monza, che aveva fatto promuovere, Claudio Sala che veniva a Napoli ma era di Monza, Patrizio Sala preso dal Monza come due portieri, Castellini e Cazzaniga in precedenza, quindi insomma un Toro scudettato con quasi tutti del Monza, insomma abbiamo sentito Patrizio Sala tutto venerdì prima della partita, insomma è giusto ricordarlo. Vi chiedo, ma allora Lucchezza, Rodriguez capitano non può farlo lui capitano per tutto l'anno? Visto che è già capitano della Svizzera? Io ti dico, a me Rodriguez piace molto ultimamente, con Juric è diventato, è migliorato anche lui, però essendo già capitano della Svizzera, non so, potremmo mettere anche qualcun altro, sicuramente a Lukic se resta dopo questa. Allora, noi non sappiamo se Lukic resta a questo punto, perché sì, infatti, sì, quindi sì. Se Lukic restasse, tu gli togliesti comunque la fascia Clelia o le daresti Rodriguez? Beh, non so, perché magari da subito sì, però non escluso che gliela ridarei col tempo. Nel senso, si dimostra poi sul campo che soprattutto va d'accordo con tutto il gruppo, se fa il capitano in spogliatoio non essendo capitano se la rimerita, e quindi magari da subito no, ma poi un domani magari non sì. Che carattere però da posso, capitano ce posso l'ha. Solo dire una piccola cosa. Il capitano non lo decide né il presidente né nessun altro, lo decide lo spogliatoio. Se Lukic riscuote la fiducia dei suoi compagni, è normale che gli altri compagni vogliano che a rappresentarli sia lui. Sono d'accordo, Mecco, però è lo spogliatoio. Però se fai un gesto, però la classe che decide, cioè. Io non ho detto che sarà lo capitano, no, ho detto che il capitano lo decide lo spogliatoio. Tutto sto parlando dei giocatori. Quindi lasciamo poi che nel segreto dello spogliatoio ci siano le alchimie che ci devono essere, che siano loro a decidere. Che Mialovic non è mai stato capitano nella Lazio, nella Nesta, ma come. Ma perché Pulic è stato capitano al Toro, no? No, certo. Eppure il leader era lui. Certo, è lo stesso discorso, se questi hanno deciso lui. Sì, no, che a me con quello che ha detto però noi possiamo. Però c'è una cosa fondamentale. Chi lo penserebbe, non sappiamo se Lukic resta o meno, quindi non possiamo fare questo discorso. A prescindere se Lukic riavrà o no, se resta o no il Toro, secondo me c'è un giocatore che è molto papabile a prendere la fascia di capitano, che proverebbe il mio riscontro positivo, molto giovane, ma è Ricci. Io Ricci lo vedrei molto bene capitano Toro, anche se sì, mi geste buongiorno, perché poi il capitano del Torino. No, deve essere mediatico, attenzione. Mediatico, perché va a leggere Lucchi su mediatico, può essere mediatico. Da casa ci scrivono buongiorno, quasi. No, buongiorno sì, condivido, perché il tuo buongiorno, ricordiamo che nella messa del 4 maggio è andato a leggere. Ma anche Ricci, perché dicono che Ricci è quello. Però Ricci, scusate, è qui da due mesi. E soprattutto va via il prossimo anno perché fa un bellissimo campionato. Ma non è vero. Quelli, i suoi compagni di squadra sono con lui, mi sembra una dichiarazione di ieri. Cioè, quindi, c'è questo cameratismo da ingaggio, no? Nel spogliatoio. Cioè, sono tutti cameratismo da ingaggio. Sono come le bocce che fanno le gare alla baraonde, cioè sorteggiano tutte le volte. Sorteggiano il capitano nei pulcini. Il capitano oggi è anche con Sasa sono tutti, no? Stiamo parlando in cinque, a casa non capisco. Con tutto quello che abbiamo visto al Toro in questi anni, ma facessero il sorteggio del capitano sarebbe veramente il minore dei problemi. Ma veramente il minore dei problemi. Allora direi, torniamo a parlare stavolta la clip 2 veramente, chiediamo l'opinione anche dei tifosi, e abbiamo Danilo Torcoli, il nostro imitatore del Torcoli Pignolo, che però stavolta non imita nessuno ma fa se stesso, perché Emilia l'ha intervistato sempre a maggio a partire di Monza sul tema Lukic. Cioè la clip 2, Torcoli su Lukic. Siamo noi.
l'ennesima riprova che comunque siamo allo sbaglio, perché comunque una società che si sa muovere, che sa, diciamo, prevenire queste situazioni qua, si muove in un certo modo. Invece purtroppo, come è già successo con Maksimović prima, con un culo dopo, ci ritroviamo con l'ennesima patata bollente, che bisogna capire se è una cosa che finirà in maniera, diciamo così, tarallucce vino, tipo un culo che chiederà scusa, oppure se magari finirà in maniera diversa, come con Maksimović, che si era poi impuntato e Mihajlović non aveva reintegrato. Bisogna capire cosa succede, però sono cose che succedono solo da noi. E sembra che ci sia un regista dietro tutto questo, un Woody Allen, un Brian De Palma, non lo so, fate voi, ma sembra veramente di essere in un film. E tutto questo a spese della nostra storia, a spese della nostra dignità, della nostra maglia, di noi tifosi, che poi alla fine siamo noi il Toro. E alla fine, però, siamo qua a Monza, ragazzi, e siamo qua a seguire la squadra comunque. Siamo io adesso do la linea a Lucrezia, che ci legge qualche messaggio. Da casa, abbiamo appena ascoltato, ma mandate messaggi adesso, sì. Leggiamo tutti. Non si può dare giudizi sul caso Lukic se non si sa veramente cosa sia successo. L'abbiamo detto in mille modi cosa è successo. Vabbè. Se Lukic rimane, crea comunque un precedente, tutti si sentiranno in diritto di pretendere. Sì, no, è anche vero che in tutta la squadra succede che se tu sei una delle riserve, diventi titolare inamovibile, capitano, e in effetti è vero che ci sono tanti giocatori che guadagnano tanto, i famosi Zaza, Izzo, Verdi, che hanno il contratto che avevano a Napoli, alla Juventus o in altre squadre, ma infatti il Torino cerca di sbolognarli questi giocatori. Da buon tifoso lo devono vendere, noi non lo vogliamo, questo è un po' un traditore. Sì. Soprattutto per il risultato del 4 maggio, di cui poi parliamo. Io mi stupisco di questi messaggi. No, Fabio, tu non puoi entrare ogni volta. Fai finire i messaggi. Chiedo scusa. Ma Paletti, stupisci in silenzio. Poi ci dici dopo quando... Litigi in diretta, atleti che si rifiutano di giocare, squadre incomplete, inizio campionato, solo prestiti, scusate, ma solo al Toro succedono queste cose? Sì, no, non è litigio in diretta, qualcuno erano sulla strada, qualcuno di questo cellulare, non è uno studio televisivo. Poi ci scrivono, comunque sulle partite, ha ragione Beccaria, stiamo con i piedi per terra prima di dire che il Toro è una grande squadra, aspettiamo ancora qualche partita, ci scrive. Sì, io parlo già il titolo, Toro sei già da Europa, avevo fatto il titolo. Ancora due vittorie e siamo da Champions, speriamo. Ragazzi, ma perché? Secondo la Pravda siamo già da Champions. Crociamo le dita. Allora, bene, Maccaro. Allora, altri messaggi vuoi leggere? Lukic non vuole più giocare con noi, forse non ha tutti i torti, il suo ingaggio è di 700.000 euro mentre è stato preso Vlasic a 2 milioni e mezzo. Vlasic 2 milioni e mezzo, lui 700, sì. Ci può anche stare, ci scrivono, sì. Che sì. Allora, c'è da dire che Vlasic ha un contratto, no? Esatto, che prende dal West Ham, quindi capito inglese. È un discorso diverso. È un discorso un po' diverso. No, ma l'anno scorso ne pigliava 4 al West Ham. Si è abbassato a 2,5 per venire qui. Ah, ecco. Ne pigliava 4 a questo. Pieri invece ci scrive. No, 700. Ma allora è giustissimo che Lukic guadagnasse di più. Non è giusto il fatto che il Torino l'abbia cinsicchiato fino adesso. Non è giusto che lui abbia fatto l'ammutinamento. Però secondo me l'ammutinamento nasce anche dal fatto che c'è un'altra offerta importante per Lukic da un'altra squadra. E quindi a questo punto potrebbe andare via. Pier ci scrive, comunque vista questa tendenza dei capitani che vanno via, il prossimo potrebbe essere Zaza. Sì, sì. questa è bellissima, che l'ha scritta bellissima. Pier Francesco. Bellissima, questo sarcasmo. Esatto, ci è piaciuta. Questo moltissimo, moltissimo. Ma se il Toro non avesse cingischiato a rinnovare Lukic, Lukic sarebbe ammontinato? Allora, magari rinnovava, ma poi arrivava comunque l'offerta importante. Quindi lui si sarebbe abbottinato pur con un rinnovo? Secondo me un'altra offerta. No, momento. Se tu guadagni, tu gli dava 1,5, arriva una squadra e gli offre 3 milioni, per andare via fai comunque ammutinamento. Secondo me lui non si come mai Kulu, Kulu è un bel contratto, il Toro. Sì, l'esempio è Kulu. No, ora parliamo di un'altra squadra. Non paragonarmi Kulu. Allora, signori, io sono sempre stato zitto, ma adesso devo parlare. Lukic, non paragonatelo a nessun altro giocatore in quella rosa. Perché se c'è un giocatore che ha sputato sangue per la maglia, ha sempre accettato tutti gli schemi di tutti gli allenatori che sono venuti, è venuto lo spogliatoio, non ha mai detto bene, ha sempre
ha avuto comportamento professionale, sì, quello è Lukic. Appunto per questo si rovina l'immagine. Io non accetto che qualcuno mi venga a dire che Lukic è talmente stupido da farsi condizionare da un procuratore. Non l'accetto. Non accetto questa cosa. Mutinato. Non l'accetto, perché è troppo intelligente come giocatore. Tu ti ammutini se vuoi andare anche in un'altra squadra. Allora, no, se tu mi dici, mutinato. Se tu mi dici, allora, sicuramente, allora Lukic, attenzione, allora, io non so se vuole 700.000, so che Lukic giustamente ha chiesto un adeguamento, però, e tu giustamente va dargli prima. Alessandro, nessuno di noi conosce la realtà. Ma la sappiamo tutti, è sulla pubblica piazza. Sappiamo. Sei un giornalista come me, sai benissimo che c'è una differenza enorme cifre tra le notizie di prima mano e quelle riportate. Sappiamo i concetti. Allora, notizie di prima mano noi, sì, non ne abbiamo. L'unica cosa che abbiamo sentito con le nostre orecchie è Juric che dice delle parole bellissime nei confronti dell'ammutinato. Ma dei no, compagni no, no, di squadra che dicono grave che stanno dalla sua parte. E no, sono gli unici due che conoscono realmente, no, come no, sono no, andati, no, fatto, perché noi non lo conosciamo. Io a fronte di certi testimoni a discarico, come si dice in legalese, sarei un attimino cauto. Però io ci non ha detto che è stato grave l'ammutinamento, ha fatto capire che la società ha delle colpe, perché evidentemente qualcosa ha provocato questa reazione, però non l'ha difeso, ha detto che ha fatto un pessimo gesto. Sì, però ha speso delle belle parole. Però voglio sentire adesso Juric. Non ha detto questo un piano grande. Vuoi sapere Juric cosa ha detto? Abbiamo la sua viva voce. Abbiamo la viva voce di Juric su Lukic. Esatto, mandiamo subito la clip di Juric che appunto parla di Lukic. Siamo ma non lo so, adesso vediamo, cioè lui allora se sa non ce l'ha con me perché qualcuno appena uscito subito, no? Ha litigato con Juric, ma che quale ha litigato? Ma chi vi ha detto che ha litigato? Semplicemente lui aveva le sue cose, no? Col presidente, non si sono trovati, ma non è un problema, io faccio di necessità virtù, gioca Linetti, va bene lo stesso, poi se si vogliono parlare, no, si parlano, però a me che cazzo me ne frega, io tanto adesso vado da Cairo e gli chiedo Ilic, sono 15 milioni che mi devi tirare fuori, se me lo vuoi sostituire fai un po' te, non lo so, vedi tu. Siamo noi, tuoi Granata. A volte anche noi ci ricordiamo se Ilic vero o finto, questo bravissimo è di Danilo Torque ovviamente, quindi non è il, ma potrebbe originale anche esserlo Ilic vero. Ci assomiglia molto, sì, grandissimo Danilo. Grandissimo. È plausibile. Grandissimo Danilo. Allora, altri messaggi? Lukic non si è comportato da professionista e ha atteso inizio campionato per far esplodere il proprio malcontento, rifiutandosi di seguire la squadra. Questo è inaccettabile, ci scrive Pietro. Ma ti ha detto problema che se Lukic andasse via, Clino, abbiamo sentito, io ci potrei chiedere Ilic, si è detto questo sogno, per me sarebbe un sogno, scambio col Milan con Pobega, che sarebbe una cosa, magari tutta la vita. Però adesso aumenta forse l'impianto, avrebbe preso un mandragora maggiore, nel senso che se andassi via Lukic, lui non è scoperto, perché ha dovuto giocare con Linetti, poi è entrato a Sega, cioè il parco centrocampisti, se va via Lukic, adesso ne manca quantomeno uno. Sì, assolutamente. C'è anche il Can, però il campo fa anche la sottopunta. Non credo che Lukic vada via, sinceramente, se dovesse andare comunque assolutamente deve intervenire, perché è uomo di Juric, è uomo spogliatore importante, polivalente. E devi assolutamente intervenire. A Monza l'abbiamo visto, al di là della vittoria comunque hai visto che sei in difficoltà numericamente, panchina corta, i giovani dentro a dopo, Gigi ha fatto il fenomeno, ma sai che non potrà fare così tutte le partite, hai messo il Can, sai che è Gigi, esattamente, per intenderci, e una serie di cose che non puoi andare avanti 38 partite ovviamente così. Quindi devi intervenire già così, figurati se dovesse partire Lukic. Mecco, ti piace l'acquisto di Pietro Fienili? Chi? Pietro Fienili. E chi è lei? La traduzione italiana di Pierre Schurz, la traduzione olandese, che è il Torino. Lo ascolti pure, Mecco, lo ascolti pure. È più facile da ricordare perché Schurz è un nome complicato da scrivere. Allora, ma tu sei malato, sei di proprio. Allora, vediamo la foto di Schurz. Fienili. A me piace, Schurz, allora. Parliamo di Schurz, togliamo Lukic adesso.
Allora, innanzitutto, operazione chiusa, no, Lucchezza? L'Ajax ha una tradizione di settore giovanile molto spettacoloso, bene. Quindi se arriva... Milioni di shoes, se metti foto, qualsiasi cosa... Come hai chiamato te... Eccolo qui, grandissimo. Anche perché, ridendo e scherzando, il giovanotto ha 12 partite in Champions League sì. a curriculum e quindi, insomma... No, allora, adesso, a parte tutto... Bremer l'abbiamo dato via, l'ha dato via per 41 più 9, mai giocato una partita in Champions. Questo arriva, lo no, paghiamo allora, con te, grande giocatore. Le scatolette di Esdomar. Il grandissimo giocatore, possiamo garantirlo. Lo paghiamo? Sì, però il giocatore che tra due anni puoi vendere molto bene. Cioè. No, ho capito, però se non ho capito male, contratto c'è, una c'è buona... il 15% sulla rivendita. Appunto, già il fatto che si parli di futura rivendita, perché in mente... perché conoscono che no, lo conoscono anche in Olanda, lo conoscono anche in Olanda. Dal punto di vista deontologico non ti dà fastidio. Comunque voglio dire, questo c'ha 12 partite in Champions a curriculum e quindi ben venga, caspita. Concettualmente ti dà fastidio dare soldi all'Ajax? Mi dà fastidio? Dai soldi all'Ajax che ci ha rubato la Papua fa 30 anni fa. No, non mi dà nessun fastidio, perché se è utile alla causa granata, tutti quelli che sono utili alla causa granata sono i benvenuti. A me sai cos'è che dà fastidio? Che si fermano due anni, uno o due anni, o non li riscattano perché sono degli infami che volevano andare via, non bisogna tappargli, eccetera, eccetera, oppure dopo due anni, però sono buoni, li vendi. Perché devi far cassa, a me dà fastidio. Ma io fa plus a me, per me può arrivare anche da Marte, da Klingon, va bene lo stesso. L'importante è che sia utile alla causa granata e che non venga rivenduto l'anno dopo per fare cassa. A me interessa quello. Plus valenza di Bremer 41 più. Ma le faccia correre, ci deve essere plus valenza. Ma perché deve perché deve farle tutte col torso plus valenza? No, perché lo dobbiamo alla plus valenza che ha fatto la Juve con De Ligt, cioè quindi anche le grandi squadre la Juve ha tanto io so che la Juve qualche anno fa ha venduto Pogba sì. con i soldi che ha incassato di Pogba, il giorno dopo ne ha aggiunti e ha preso Higuain dal Napoli. Sì. Noi abbiamo venduto Bremer e il giorno dopo Cairo ha detto se va bene ne metto 20 di quei 41. Quindi ecco, già lì abbiamo delle differenze. Luca, hai quella grafica che hai spendi così i soldi prima. Fermi tutti. Se Luca e Simone, vedo il regista. Di nuovo, ragazzi, un secondo, fa piacere. Caio, spendi così i soldi di Bremer, quando ce l'hai, che la sottopongo questa mia idea. C'è la scaletta. Allora, questo ti dico, ma se Caio ti dicesse domani, Meku, prendo Sure, ma non spendo altri soldi, una parte di quello che ho incassato con Bremer, lo spendo così, Laura. Così, però me lo leggi te perché... Lo leggi te. Acquista completa il Fila, acquista e granatizza il Comunale e completa il Robaldo col nome poi Donaldo. Cioè, che dice... Ma allora, sulla prima voce mi oppongo io. Non vuoi che acquisti il assolutamente no, perché il Philadelphia, a forza di non essere partecipato dai tifosi, sì. è stato prima abbandonato e poi demolito. Se il Philadelphia fosse stato di proprietà di una fondazione in cui, come in quella attuale, i tifosi hanno voce in capitolo, non l'avrebbe demolito nessuno e noi avremmo ancora il nostro tempio oggi. In più, già adesso, che con un milione comanda come se avesse pagato tutto quanto lui, il Philadelphia viene trattato come il centro sportivo del Toro, mentre invece è il tempio della fede granata. Sì. Nello statuto della Fondazione Philadelphia c'è scritto che il cortile deve stare aperto tutti i giorni. Non l'abbiamo mai visto aperto, salvo quando Sua Signoria, per gentile concessione, lascia entrare il popolo una volta l'anno. Non è così che deve essere. Quindi sulla prima voce mi oppongo io. Andiamo avanti. No, questa scusa è completa. Ma cosa deve completare? Che non completa neanche la squadra, vuoi che completi il Philadelphia? Appunto, ma per costa di meno completare il Philadelphia che la squadra. Assolutamente. No, assolutamente. Sulla prima voce mi oppongo, le altre non le ho viste. Allora, siamo a 59 minuti. Ragazzi, non è parlata di voi. No, adesso stavo spiegando gli altri due punti. Fammi un attimo. Non ho visto lei. Vedete il countdown, vedete quella cosa, quel countdown? 47, 46, 45. Lo vedete? 42. Vuol dire che da poco, vuol dire che siamo da un'ora in onda senza pubblicità e dobbiamo andare in pubblicità da poco. Allora quando torniamo parliamo del Philadelphia. Le vele, dici qualcosa sulle vele?
Il nuovo motto del Toro sarà cazza la randa. Tu non dovevi fare così, tu devi fare il benzinaio. Damiano, tu devi fare il benzinaio, perché hai la capacità di mettere la benzina sul fuoco, che è una cosa. Ma lo fa urlando addosso. Mamma mia, la gente da casa si strappi i capelli, io ho già fatto. Allora, dobbiamo tornarci, andiamo avanti, comunque fino alle 10:30, facciamo la prima pausa, dopo un'ora. Pensate, siamo a Ferragosto, in diretta, andiamo sempre anche lunedì e venerdì. Andiamo in via, andiamo un'ora di fila in onda senza pubblicità, ma adesso dobbiamo fermare. Ci dobbiamo fermare, vi lasciamo per pochissimi minuti ai consigli dei nostri sponsor. Ci vediamo tra poco. E bentornati qua in diretta con noi. Alessandro, lascio la linea a te. Allora, abbiamo lasciato Mecco perché che ci parlava del Filadelfia. Allora, ti chiedo, no, poi ti chiedo anche il museo. Allora, non so se la dice buone o cattive sulle vele, perché si è parlato molto delle vele e pensavo che Johnny, in cui tu sei stato in Austria, potesse accadere qualcosa di buono o di negativo per le vele. Ci puoi fare un aggiornamento su questo sistema di occultamento? Allora, il sistema di occultamento fa parte del contratto che la Fondazione Filadelfia ha stipulato con il Torino FC nel 2017, sì. E di conseguenza è un sacrosanto diritto del Torino di avere un sistema di oscuramento. Ma questo non vuol dire che il Torino ha diritto di avere un sistema di oscuramento a dispetto del buon senso e dei santi. Questo cosa significa? Nel 2017 quel sistema di metallico, di tralicci metallici e di vele è costato 850.000 euro. Dopodiché abbiamo avuto dei problemi con queste vele, il Torino si lamentava che non funzionavano, scriveva alla fondazione. Andiamo in immagine di allenamento a Filadelfia, di allenamento, il titolo mettiamo magari Toro Sega Europa, va bene? Scusa, vai pure. Okay. Male. Dicevo, il Torino scriveva alla fondazione, la fondazione scriveva a SCR, che è la società di committenza, certo, regionale che ha fatto da stazione appaltante fra il Filadelfia e CS Costruzioni, che è l'azienda che ha realizzato il Filadelfia. SCR scriveva CS, che a sua volta rispondeva SCR. Insomma, c'era questa trafila burocratica di lettere che andavano avanti e indietro. E questo è durato 4 anni, fino a quando è arrivato Juric, che ha pestato i piedi più forte dei suoi predecessori e ha ottenuto che il Torino facesse qualcosa. Io ci non piacciono le vele, cioè lui, io ci vuole un sistema di occultamento, ma le vele a lui non piacciono, ha detto così. No, lui voleva un sistema di occultamento, lui non ha detto io voglio questo tipo, dice io voglio il campo occultato, come tra le altre cose di suo diritto, certo, come allenatore e di nostro dovere come fondazione, perché il contratto in tal senso parla chiaro. Apro e chiudo una parentesi veloce, io contro, in quell'occasione del contratto il mio voto è stato contrario perché c'erano tutta una serie di cose sbagliate, chiusa parentesi, però una volta che abbiamo stabilito che io ho votato contro è mio dovere di consigliere della Fondazione Filadelfia fare tutto il necessario, tutto il dovuto per onorare il contratto che la Fondazione ha sottoscritto. Il Torino, quando Juric ha pestato i piedi più forte degli altri, con un atto unilaterale, arbitrario, non concordato e men che meno autorizzato dalla Fondazione Filadelfia, ha rimosso le vele punto 1, le prime, per mettere quelle attuali, le vele punto 2, le chiamo così per comodità, così, certo, ci capiamo meglio. Il problema qual era? Che sulle vele punto 1 nel frattempo si era aperto un contenzioso tra la Fondazione Filadelfia e l'azienda che aveva realizzato questa cosa. Ecco. Abbiamo chiesto una perizia, quando il perito del tribunale, nominato dal tribunale, è arrivato lì, ha detto: signori belli, ma io cosa perizio? Che le vele sono state smontate e sono buttate lì per terra? E di conseguenza questo smontaggio non autorizzato e inopinato ha posto la Fondazione Filadelfia
in una posizione difficile, se non addirittura impossibile, nel reclamare i suoi buoni diritti. Okay. Nel frattempo il Torino ha messo le vele punto 2 che sono costate, quelle attuali, che sono costate 160.000 euro. A chi sono costate? A chi sono costate? Chi le ha pagate? Le ha pagate il Torino, ma chiede a noi che gliele rimborsiamo. Nel frattempo le vele si sono stracciate e hanno creato tutto il danno che hanno creato. E in più hanno dato fastidio a tutto il quartiere, certo, che è sceso in piazza per questa faccenda. Adesso è la vele punto 2. Vele punto 2. Pagate l'altore che vi chiede poi i soldi. Il problema delle vele punto 2 che non potevano essere allacciate tutte, perché essendo fisse avrebbero posto resistenza al vento e di conseguenza avrebbero tirato giù il traliccio, certo, con tutti i problemi conseguenti, economici, che soprattutto di incolumità per cose e persone. Al che cosa hanno detto? Le lasciamo penzolare per un terzo e per due terzi le vincogliamo. Non è stato sufficiente, la commissione comunale di vigilanza ha detto no, le dovete togliere entro il 12 di agosto. Se non che il Torino cosa ha fatto? Ha fatto progettare dalla stessa azienda che ha costruito le vele punto 2 le vele punto 3, che hanno un sistema di saliscendi a pacchetto. Cambia il titolo, Tosse già d'Europa. Le vele punto 3, che sono, che vedete in queste immagini, è stato installato un prototipo di cui dobbiamo verificare. Di cui dobbiamo verificare la bontà del funzionamento. Sì. Fabio sta bravo. Io gli ho chiesto, per cortesia, siccome il test doveva essere probante, due requisiti. Numero uno, la vela da testare doveva essere montata nel posto più esposto al vento, dove il vento svolgeva, certo, la maggior azione, e il test di apertura e chiusura doveva essere fatto in presenza di vento. Sì. La vela è stata montata nel posto più nascosto e il test è stato fatto in assenza, sì, di vento. Quindi a mio parere non è un, sì, test probante. Quindi, nel frattempo arriviamo ai primi di agosto, il Torino dice possiamo lasciarle ancora lì. La commissione, con una lettera del 1 agosto, dice no, la dovete togliere. È una Il Torino risponde producendo ulteriore documentazione, sì, ovvero sleghiamo le vele per un ulteriore terzo, così diminuiamo la tenuta al vento e le vele, sventolando di più, non rischiano di tirare giù i tralicci. Certo. Nel frattempo togliamo quelle, mettiamo quelle nuove dopo averle provate. 150 giorni di deroga, quindi fino al 30 dicembre chiedevano la deroga. La commissione ha risposto il 3 di agosto dicendo perfetto, se slacciate di un ulteriore terzo va bene così. Allora io mi metto nei panni dei residenti della zona che con le vele allacciate per due terzi già non riuscivano a dormire la notte, mo che è allacciata solo più di un terzo, che sbattono e piantano su un casino dell'accidente, io mi domando come fa sta povera gente a vivere. Sì. E mi domando con che criterio la commissione di vigilanza abbia potuto fregarsene del rumore e del fastidio che danno ai cittadini. Però permettimi di applaudire la commissione di vigilanza e il sindaco, che dopo neanche un anno dalla sua entrata in carica è già riuscito a snellire la burocrazia così tanto che nel giro di 48 ore hanno ricevuto il ricorso, l'hanno preso in carico, l'hanno esaminato, hanno ribaltato di 180 gradi la loro decisione e hanno risposto. Io mi auguro che d'ora in avanti tutti i cittadini di Torino ricevano risposta dal comune con questi tempi. Ecco, un'altra cosa voglio dire, però, grande me, grande, adesso restiamo così fino a Natale. Ti chiedo però, ma... pardon,
600.000 euro, le vele punto 3, di cui il Torino chiede di nuovo a noi di farci carico, quindi 850 più 160 più 600 fa 1.610.000 euro per sto Benedetto, e ho detto Benedetto, sono stato gentile, ma i pioppi, l'impianto di oscuramento, di occultamento dei pioppi parlavamo una volta, no, i pioppi non c'è lo spazio per piantarli, poi erano i cipressi, non i pioppi. Ah, scusa, il cipresso. Non c'è lo spazio. Ben ridicola sta cosa. No, però ma va bene, le vele punto 3, no, se le provano nelle condizioni ottimali, magari vanno anche bene. Sì, sì. Però, il problema è che avendo tolto le prime vele, adesso chiedono a noi di pagare i danni, no Ciccio? Tu hai creato il problema e tu ti paghi il problema, sì, che hai creato. Perché se tu compri un elettrodomestico e tagli via la spina tedesca per mettere quella italiana, il venditore ti dice che la garanzia è decaduta perché tu hai monomesso l'elettrodomestico. Ma una cosa, sono anche gli imbecilli. Oggi, il 15 agosto, no? Al di là del fatto che dovevano lisciare il pelo all'ufficio, ma non potevano fare l'allenamento a porte aperte una volta alla settimana, cioè, perché ormai non lo chiediamo nemmeno più. Ma prima si era segnato su da casa mia, che è famoso, cioè, allenamento a porte aperte, c'è giusto le vacche che pascolano nei prati, c'è nessuno che guarda. Lei, tu, fai tu l'appello a Juric che adesso almeno una volta alla settimana, tanto il Toro vince, c'è l'entusiasmo. Per ora ha vinto, sì, vabbè, ma al di là di quello è un almeno momento... una volta alla settimana. Almeno una volta a settimana, eravamo abituati, quando eravamo alla Seasport lo vedevamo molto più spesso l'allenamento, adesso sì, da quando c'è il fila praticamente non lo vediamo più. E poi tutto, alla fine nessuno chiede più. Due volte l'anno, almeno una volta a settimana. Che solitamente è il martedì, ma siccome il dottor gioca spesso il sabato, solitamente è lunedì. Non sarebbe il pomeriggio, si potrebbe. Ma poi cosa c'è? Il quinto segreto di Fatima, gli allenamenti. Ma ci sono le ferie, l'agosto. No, oggi è bello. Fai un so, Ferragosto con i tifosi. No, e invece anche ma con tutto il casino che c'è, Ale. No, per i lupi ce la rendo conto. Rendi conto della situazione in cui ci troviamo in questo momento. Ok, cioè, se qualche messaggio da casa, immagino tanti. Sì, ci scrivono, vabbè, del Toro in Europa, si vede che hanno letto il tuo fantastico titolo e scrivono assolutamente no. Nonostante queste ultime vittorie, però, non è ancora pronto. Poi ci scrivono che Sanabria ha anche delle ottime qualità acrobatiche, quindi molto bene, si riferiscono al gol. Anche se poteva farlo più facile quel gol. È bello per quello, dai. Poi, adesso te ne leggo qualcun altro, perché ci scrivono di parlare uno alla volta. Esatto, quello sempre, lo dico che a casa non si capisce. Parliamo uno alla volta. Allora, ma con tutti questi stranieri, che ne resterà dell'identità granata? Ci scrive Walter. Allora, entrò solo un italiano in campo, che è Ricci, poi è entrato Segre. Sì. Beh, se non fosse stato squalificato, buongiorno italiano. Sì. Buongiorno a qualche Pelleghi, sì. Anche se, insomma, se torna Povega. Poi rientra Povega. Cairo dovrebbe ancora comprare Praet. Una volta, solo questa. Cairo dovrebbe ancora comprare Praet nel reparto d'attacco. Sì, sì. È uno dei più forti. Allora, vediamo quel titolo, perché ha portato bene, lo facciamo vedere. Ma forse arriva. Il trio Fantasia, che Becco non l'ha visto. Ah, il già. Trio Fantasia, perché dopo che è arrivato mio, ha fatto così. Fare cosa c'è Fantasia. Il Kanchuk. Sì, no, il Chuk è un grande giocatore. Ecco, ti aspettavi, Matteo, che Mianciuk entrasse, segnasse anche nel fortunato e... Ma chi ha scelto la foto con le scarpe in mano? Esatto. A Mirancio? Almeno una camicia granata. Non c'è un altro su Instagram. È entrato bene. Foto. È entrato bene. No, ma veramente. Ecco. È entrato molto bene Mirancuk. Poi ragazzi ha segnato. C'è poco da dire. È entrato molto bene. Ottima qualità, ottimo fraseggio. Tutti e tre davanti. Gran lavoro sporco di Sanabria. Per come siamo messi adesso, a livello di pura tecnica, là davanti siamo più forti quest'anno dell'anno scorso che avevamo Belotti. Sì, perché a livello di tecnica, a livello di velocità, a livello e manca ancora un Praet o altro. Perché Mirancuk lo sapevamo. Mirancuk, Radonjić. Radonjić non pensavamo fosse Vlasic, perché tu Vlasic vai a sostituire Piazza l'anno scorso, certo, escluso un paio di partite, non ha mai giocato. Invece Vlasic è un giocatore in più. Titolo Mirancuk, bene, vieni, tanta vieni, tecnica, tanta velocità, molto bene. Molto bene. Mirancuk, bene, vieni, vieni. Ecco, ti chiedo, Fabio, Radonjić in realtà quando è stato preso tu mi chiedesti, ma chi è questo Radonjić, ma chi è? In realtà neanche io lo conoscevo, no, però se questo è un fenomeno. Io te lo dico, ma proprio spassionatamente, io quando ho visto Rasma, poi eravamo insieme a Nizza, me lo ricordo benissimo. Io ho visto la partita, già Nizza mi era piaciuto, perché aveva fatto dei bei scambi insieme a Sanabria. Difatti, l'altro anno quando avevamo Belotti,
molte volte Juric faceva giocare proprio Sanabria, perché è fortunato Belotti, ha avuto tanti fortuni. Sì, ma poi Sanabria è uno che fa giocare bene gli esterni, fa giocare bene tanto chi? Lavoro sporco, tanto lavoro sporco, disponde, via discorrendo. Sanabria e Radonjić o Radonjić, dir si voglia, è una bellissima coppia. Con l'aggiunta sulla destra, e tu l'avevi detto, io ero un po' titubante, ti dico la verità, Mirčuk, che è subito entrato negli schemi di Juric, sì. E aggiungo una cosa, guarda cosa mi tocca dire, dovesse andare via il mio pupillo, perché tu non te lo ricorderai, ma non venivo ancora in trasmissione, io credo, ti scrivemmo che sarebbe diventato un grande giocatore Lukic, per cui se andasse via Lukic mi piangerebbe il cuore, se dovesse arrivare Ilic sarebbe un bel acquisto, signore. Certo. Perché lo conosce benissimo. Abbiamo l'obbligo di avere un numero minimo di serbi in squadra? Questa è la domanda lecita. Sì, perdonami. Alla fine parliamo tutti dell'ammutinamento di Lukic, ma in realtà da quello che ho capito anche se che si è ammutinato, perché ha detto quella fase strana di Juric alla vigilia, ha detto se che sta pensando un po' al futuro, non lo convoco. Come l'hai tradotto tu, Ale, quella cosa? Che lui si è lamentato che arrivano solo sottopunte, che gli tolgono il posto, e può darsi che lui chieda comunque spazio, quindi potrebbe dar via. Sì, nei messaggi ci hanno scritto, ma Sek potrebbe partire, qualcuno non lo vuole già più e non l'ha molto. Non Sek va bene se fa il quinto, cioè sì, esatto. Radonjić, Mirčuk, Vlahović, speriamo fa. Sek sta bella quinta. Però dipende cosa gli te li puoi permettere anche. Dipende cosa gli è stato proposto a Sek, perché se Sek gli è stato detto vieni qua e fai il terzo, il secondo, ok, invece gli è stato detto fin da subito fai il titolare un gol, fai il quinto. È venuto a gennaio e ha giocato poco anche se B Sek, cioè lui mi fa strano che si sia ammutinato a questo punto. Ha giocato un po' in B e pochissimi in A. Non mi sembra che sia pronto per la Serie A. Siamo d'accordo, mi fa strano che sia ammutinato. Non è un giocatore tra i miei preferiti, non lo sarebbe stato quest'anno. Non ho idea cosa intendeva dire Juric, forse non l'ha visto ancora pronto per questa squadra, non so, dove finirà. Pensa al futuro, anche lui. Che ha detto, deve fare una scelta personale, esatto. Sì, deve mettere a posto le idee, decidere cosa fare. Sì, quindi puoi mettere anche lui, magari qualche offerta in Serie B. E... magari non si è integrato né con l'allenatore né con i compagni. No, ma si è integrato, proprio non è scarso, cioè non può vabbè, dai. No, poi per la palla, non vede lui stesso un giocatore che una sottopunta che convince e ti dice io non vedo la porta, vuol dire proprio cioè. Ma no, lui intendeva non vedeva la porta per uscire dalla conferenza. Ma le sottopunte sono come le cosce del cuore, penso. Oggi manca Natalino, mi manca sta battuta. No! Oggi qui la litighiamo con Fossati. È così lui. Perché si chiamano sottopunte, al Coverciano le chiamano. Lo conosci. Però sono fondamentali al gioco del Toro. Poi c'è filetto, sottofiletto. Però sottopunte ti fanno. Il brutto e bunker. Ti fanno vincere le partite le sottopunte giuste. Vediamo il calendario di agosto. Abbiamo una certa esperienza. Quindi la clip, scusa, la grafica numero 11. Vediamo dalla regia. La numero 11. È quella qui. Quindi sabato 20 agosto alle 18:30 c'è Toro Lazio. Sabato 27 agosto alle 18:30 Cremonese Toro Alessandro. Quindi allo Zini è la Cremonese di vista ieri con la Fiorentina, la squadra molto prendiamo i numeri. E con la Lazio, quindi attenzione che c'è Immobile, quindi magari si sa già il duello Schurz Immobile, Schurz penso a Torino firmerà domani, farà domani le visite. Lazio che ha vinto in 10. Sì. Lazio vinto, vabbè, partita molto. Tra molecca. L'altro Ale su Schurz ci hanno chiesto, arriva a titolo definitivo, giusto? Sì, quello non è un prestito, quello ovviamente è un investimento. Ma di, una domanda, certo. Ale, perché mi chiedevano anche da casa una cosa, se dovesse tornare Pratt. Guarda, non solo Schurz, anche Yen c'è lo svedese, vediamo Burkina Faso, quindi la coppia è Schurz e Yen per la difesa, perdonami. No, dicevo, se dovessero prendere di nuovo Pratt, sì. Ma Pratt... tornerebbe al Toro come acquisto definitivo o come prestito? Io lo spero come prestito, ma il Lazio vuole darlo come acquisto. Okay. Quindi forse una formula. Quindi siamo di nuovo la formula della. No, può essere una via di mezzo, cioè un prestito condizionato alle determinate condizioni, insomma, o un prestito oneoso, sono quali formule intermedie, diciamo. Sarebbe un bel ritorno quello, Sì, anche perché questo è un quartetto ovviamente. Se hai un quartetto sotto punti così, non c'è nessuno. A quel punto metto le mani in avanti. Invece, siamo ancora minuti. Mi è piaciuto molto e ho capito perché gioca Milinkovic Savic fino al 95esimo. Nel senso che ormai ho visto come fai, siccome il Monza va a centrocampo a 5, Savic poteva fare lanci lunghi e la palla andava già nelle sottopunte del Toro, quindi il metodo è quello. Però
la dormita se la fa ogni volta, stavolta non ha fatto danni perché il Dovic ha 2-0, però grosse incertezze. Allora, il discorso è questo: sono due portieri, entrambi scarsi con le mani, ma Milinkovic-Savic sa usare i piedi. Sì. Secondo me il riassunto è molto. È questo il ragionamento che fa Juric. Entrambi hanno dei problemi a livello della funzione base, per cui ho chiamato il portiere, cioè parare. Però Milinkovic-Savic non c'è piedi. Quando fa quel lancio su Sanabria, il metodo difensore mi viene in mente. Hanno dimostrato di avere delle dormite nel corso della passata stagione e non sono intervenuto su un primo portiere. Allora, permettimi, Matteo, uno più reattivo e l'altro più bravo sul cioè, quindi anche sì, sì, assolutamente. Cleo, anche se prendessi Matt, sì, forse meglio in porta, ma non hai quel gioco con quei lanci lunghi di Savic. No, però rinforzando il centrocampo e rinforzando la difesa, comunque la palla davanti arriva in un altro modo. Cioè non c'è bisogno di avere il portiere che fa i lanci lunghi sì. E arriva già subito in attacco. Credo che lui ci metterebbe la firma. Avere un portiere che però te le parte tutte o quasi è meglio. Matteo, cioè, no, ci fosse visto l'investimento su Schuss, non credo grossi investimenti a fronte di alto uscita. Cioè se magari se la via Singo che va all'Inter o Lucchi ci va via, allora magari sì, ma... Sottovaluti una possibilità. Quale? Quella che un giocatore, che come dici tu in questo momento, è capitano ma non lo è, possa andare a Napoli. Anche secondo me c'è quella possibilità molto anche secondo me importante. Vabbè, comunque te lo pagano, non è che va via a casa. No, puoi fare nella cosa. Se non lo pagano sta sereno che non lo fa andare. Dobbiamo fare marcia. Dobbiamo lasciarci per questa seconda pausa. Ci rivediamo tra pochissimo, amici Granata. E bentornati quindi in diretta con noi. Terza parte del Goglio Granata e ovviamente torniamo a Monza Toro, per il momento a Marcone, perché ovviamente è stata la partita. Abbiamo visto quanti ex del Toro vengono dello scudetto venivano dal Monza, in primis però Gigi Radice che aveva portato il Monza dalla C a un passo dalla Serie A, e il tifoso del Monza ha legato un bellissimo striscione a Radice: questa è la tua partita. E allora noi ricordiamo la figura di Gigi Radice, che non solo vinse il Scudetto del 76, ma condusse il Torino a tanti secondi posti, 77, 78, poi nell'85 con Leo Junior, il ricordo, ma anche direi la didattica, magari per chi non sa che Gigi Radice, per più giovani, del figlio Ruggero e di un giocatore legatissimo a Radice, ossia Pecci. Vediamo la clip. Siamo Siamo entrambi del 71, quindi abbiamo gli stessi ricordi. Allora ci ricordiamo che con tuo papà non solo lo scudetto del 76, ma anche 77 e 78 tornava secondo, 79 si lottava ancora per lo scudetto, quando tornò 84-85 di nuovo secondo posto, sì. Quindi davvero grandi successi. È vero, poi la passione per il Toro viene da lì, papà mi portava al Philadelphia ancora quando avevo 5 anni, per cui capisci bene che cosa vuol dire per me il Toro e poi anche legato ai risultati che ha avuto con la squadra e all'ambiente che si è creato, le amicizie, le persone, quindi un sacco di emozioni importanti. Poi con Tallo oggi sembra strano, ma la Juve davvero temeva il Toro nel derby, il Toro vinceva spesso, la Juve lo partiva sia dal punto di vista tecnico che fisico. Sì, detto da me di parte, però il vero Toro che ha fatto soffrire la Juve è stato quello. Sì. Tu vai è più legato ai ricordi degli anni 70 o anche, ricordiamo, gli anni 80, diciamo secondo posto, poi quarto, 2 anni Coppa UEFA, insomma davvero, e quella è una squadra fatta più con i giovani del Philadelphia, oltre che Junior e Dossena, mentre quella del 70 forse era più di campioni. È vero, quello spirito lì, quella squadra aveva, ecco, proprio lo spirito, quando chiudo gli occhi e penso al tifoso Granata che vuole lo spirito del Toro, per me è quello. Io potevo parlare, allenato in tante squadre, però forse mai come al Toro si vedeva proprio la sua vera essenza. Sì, poi per me era tutto legato anche al fatto che da tifoso, e per cui l'ho seguito proprio da vicino, ero più grande, quindi andare allo stadio in cui la maratona, poi andare negli spogliatoi prima e dopo la partita, viverla così è stato un privilegio e una emozione incredibile che non so descrivere, insomma. E quali sono i giocatori che ha allenato in quel periodo a cui tuo papà è più affezionato?
Ma guarda, anche dal punto di vista umano, dirlo io non saprei. Penso tutti i ragazzi, papà ha sempre avuto un ottimo rapporto, i ragazzi, molto diretto, molto schietto, e quindi tanti se lo ricordano, anche se ci sono stati dei problemi, perché ovviamente non è stato un santo e ha avuto anche dei problemi con i ragazzi, però sempre chiariti da uomini. E quando ho ritrovato giocatori che sono stati con papà, mi hanno sempre parlato bene, ecco, da questo punto di vista, per cui questo è un valore importante. Ecco perché facevamo un punto un'intervista agli ex giocatori, dicevano non è vero che era così sergente di fare, cioè era esigente, però ci lasciava anche respirare quando è il caso. Certo, sì, il campo, l'allenamento, il proprio dovere, queste cose date per scontate, nel senso che ti responsabilizzano e devi essere un atleta per fare una prestazione di livello devi curarti, quindi se non lo sai tu e non lo fai diventa un problema. Poi fuori dal campo ovviamente lasciava grandissima libertà, come giusto che sia. Ti chiedo di raccontare Gigi Radice ai giovani dal punto di vista tattico, e poi se è vero che era così il sergente di Fraga. Beh, dal punto di vista tattico, voglio dire, è un altro mondo, è un calcio diverso. Radice è stato uno dei primi, il primo che ha portato in Italia questo modo di giocare, che era proprio dell'Olanda, no? che ha cambiato il calcio del secolo scorso, cioè questa aggressione sugli avversari già alti, di modo che se tu rubavi la palla, no, a qualche giocatore che non era abituato a essere aggredito alla sua metà campo, era già un pericolo di partenza. Radice fu uno di quelli che per primo capì questa cosa. Io in assoluto credo che l'allenatore, con i giocatori arrivati, giocatori bravi, giocatori di Serie A, non debba fare dei danni, per cui non do un grande merito agli allenatori, in assoluto, senza averci col lavoro allenatore, voglio dire. Però ci sono dei momenti storici in un secolo, ce ne sono 3, 4, 5, nei quali gli allenatori possono portare avanti il calcio un po' più velocemente, che non come lo facesse magari naturalmente. E Radice è stato uno di quelli che ha portato avanti il calcio nel secolo scorso. E anche le scelte dei giocatori, perché nell'estate del 75 portò te e Patrizio Sala al Toro, magari liquidando qualche vecchia bandiera, e nessuno pensava poteste vincere magari lo scudetto subito. Si fanno sempre delle scelte, delle volte vanno benissimo, delle volte meno bene, però io sento i direttori sportivi, no, come le società, che dicono gli acquisti che hanno fatto. So, c'era Beltrami dell'Inter che raccontava quando aveva preso questo e quell'altro, però non raccontava quando Paolo Rossi faceva la riserva, voglio dire, al Como. Per cui è normale, no? Cioè, tutte le società indovinano, tutte le società sbagliano, e quando vinci si dà questa imprimatur, no? di anche avere fiuto nei cambi, però è naturale che in una carriera si sbagli delle scelte, si sbagli, no? E si indovinino delle scelte. Ecco, e poi alla storia è passato lo scudetto, ma voi fino al 79 lottaste per lo scudetto con Radice, 77 secondi, 78 secondi, 79 fino a quel Toro Milan lottavate per lo scudetto. Poi Radice al tutto ritorna nel 84-85 con Junior, che arriva nuovamente secondo, cioè davvero non solo uno scudetto vinto, ma tanti sfiorati. Beh, per me parlare di Radice è una porta aperta, voglio dire, chiaramente lui era un valore aggiunto anziché uno che non doveva solo fare degli errori, per cui poi l'ambiente a Granata lo conosceva benissimo. Però ragazzi, lo vedete voi anche adesso, no? O sei la Juve, o sei il Milan, sei l'Inter, se no un altro club fa fatica a stare a quel passo, perché sono troppe le differenze. E una grande società può vincere lo scudetto senza una grande squadra, ma una grande squadra senza una grande società lo può fare un'altra, fa fatica. Per cui io sono stato contentissimo di aver vissuto al Toro, però è chiaro che se parli di tradizione, no, di abitudine tutti gli anni a fare degli investimenti, a essere a un certo livello, si parla di Milano, si parla di Juve, si parla di altre squadre, infatti. Siamo Passiamo ora alla linea Lucrezia, che ci leggerà le statistiche di Massimo Fiandrino. E ciao Massimo, preziosissimo, quest'anno doppiamente, perché oltre che il lunedì andiamo anche il venerdì, quindi
Factor Lazio, ci aspettiamo un bel po' di nomi, Massimo. Allora, le statistiche di oggi sono: Torino 2 partite ufficiali e 2 vittorie con 5 gol realizzati con 5 marcatori diversi e solo uno subito. La vittoria per 3-0 con il Palermo in Coppa Italia con reti di Lukic, Radonjić e Pellegri, e la vittoria in campionato per 2-1 contro il Monza, reti di Miranchuk e Sanabria. Primo gol in granata per Miranchuk all'esordio con la maglia del Toro. Per il giocatore russo, 7 gol in Serie A, 6 con la casacca dell'Atalanta, 4 nel torneo 2020-2021 e 2 nel torneo 2021-2022. Non segnava però dal 28 febbraio scorso in Atalanta-Sampdoria. Invece per Toni Sanabria, 12 gol in Serie A con la maglia granata in 44 presenze in massima divisione con la maglia del Toro. 3 centri in trasferta, compreso il precedente il 27 aprile 2022 in Atalanta-Toro che è finita 4-4, e 21 gol complessivi in Serie A, 12 con il Toro e 9 con il Genoa. Quindi ha fatto 12 gol a Sanabria, il primo in trasferta a Crotone, poi 9 fila in casa, adesso 2 in Lombardia, Bergamo e Monza. Quest'anno arriva in doppia cifra, dai, qua te lo firmo. Sì, anche secondo me. No, ma l'importante è che segni sia in casa che fuori. Preoccupante sta facendo di Miranchuk. Cioè, di questo semestre siamo a posto fino a febbraio. No, beh, sono molto fortunato, non l'hai visto. No, però, Miranchuk rispetto agli altri è un giocatore tecnicamente superiore. Sì, appunto, insieme con l'altro. Ha segnato a febbraio, ha risegnato ad agosto. No, ha avuto problemi fisici. Fino a febbraio. Poi con Gasperini è qui, perché con Gasperini non giocava, e quindi qui ha spazio. Lo hai tranquillizzato, eh? Tra poco dobbiamo fermarci. Vai, con due dei numeri. Finito. No, passiamo. Massimo, per dire allora per i numeri. Allora, abbiamo ancora tempo. Stiamo per chiudere il terzo blocco, poi abbiamo il quarto. Nel quarto qualche accenno lo facciamo mentre a Toro Lazio, ma poi ne parliamo diffusamente nella puntata di Orgogliata del venerdì, che ovviamente va il 19, oggi il 15, mai devo tenere il conto così. Sì. Ogni lunedì e venerdì comunque. Vuoi dare l'ultima pubblicità? Sì, Alessandro, ci lasciamo ancora per questi pochi minuti, ci rivedremo tra pochissimo per l'ultimo blocco qua, sempre con voi. Bentornati. Ce l'abbiamo fatta, non potete immaginare cosa abbiamo fatto negli ultimi 10 secondi, ma l'ultimo blocco di Orgoglio Granata. Vediamo le ultime grafiche che abbiamo preparato per voi, ovviamente. Prima il Dix della settimana che ha portato bene, perché noi ci spiegavamo un Toro che fosse aggressivo anche in trasferta. Eccolo qui, questo è il Dix della settimana. Ho paura. Meco forse non lo so ancora. Viene dal Martin Fierro, che è una sorta di promesso sposo argentino. Solito il mio odeo, solito rasso, il mio odeo alieno. Ossia, sono il Toro a casa mia e sono un grande Toro fuori casa mia. È l'auspicio che dicevamo al Toro, che infatti ha vinto a Monza a disputare una grande partita. Quindi a Monza un Torasso come nostro auspicio. Adesso vediamo un grande Toro anche in casa. Ti vedo perplesso, Meku, da questa cosa qui. No, per me va bene, io basta che il Toro vinca. Esatto, cioè. In casa in trasferta. Però l'anno scorso ha vinto poche trasferte, invece ha iniziato subito espugnando il Brianteo. Calendario anche di settembre, così vediamolo subito. Poi, da qui alla pausa, abbiamo visto. Quindi Lazio sabato e poi Cremonese sabato, poi il calendario di settembre è un po' complicato, ma così lo metabolizziamo subito. Che la grafica, tu vuoi sapere il numero, giustamente, e può essere la 12. La 12, la grafica 12. Vediamo subito. Ormai come Fagnoncelli, diamo i numeri per le gare. Eccola qui, la grafica 12. Quindi giovedì 1 settembre, 20:45. Quindi il turno è festivalale, che il turno gioca il giorno dopo, e alle 22 di quel giorno si chiude il calciomercato. Sì, tra l'altro vedremo anche Miranchuk come giocherà contro l'Atalanta, certo. No? Poi lunedì 5 settembre, 20:45, in diretta anche qua, Toro-Lecce. Fino a mezzanotte. Sì, Toro-Lecce. Domenica 11 settembre, Inter Toro. Al momento è domenica, però siccome l'Inter è la Champions, penso giocheranno di sabato quantomeno. Domenica 18 settembre, Toro Sassuolo. E domenica 25 settembre ci sarà la pausa. La prima pausa ovviamente del campionato, insomma. Noi piacerà sempre lunedì e venerdì, già dal prossimo. Tra poco, il finale, facciamolo adesso, dai. Allora, facciamo gli auguri anche a Giovanni. No, scusate, facciamo qui i coccodrilli e poi gli auguri. Oggi si è giocato a Verona-Napoli, che è la partita di Claudio Garella, che già abbiamo ricordato venerdì, grande portiere del Verona, del Napoli, dello Scudetto, ma soprattutto grande cuore granata, tifosissimo del Toro, nato e morto a Torino, cresciuto sotto giovane del Torino, giocò una sola partita nel Toro, ma è sempre stato tifosissimo del Toro, anche se poi nell'85 col Verona gli torse lo scudetto, il Toro di radice.
E poi non c'entra niente con il calcio, ma un grande torinese è mancato, Piero Angela, che è nato a Torino 93 anni fa, e quindi lo ricordiamo con grande affetto, divulgatore scientifico, giornalista e ovviamente conduttore televisivo. Non credo seguisse il calcio, ma era proprio un vanto dei torinesi in giro per il mondo. Poi tanti auguri anche a Giovanni Rossi, per anni operatore mio e di GRP, ma ci segue da casa e salutiamo grande affetto Giovanni Rossi, e ha fatto compleanno la bellissima Laura ieri. Allora, per pensare al compleanno, Fabio, sappiamo la bottiglia Santeo, allora andiamo da Fabio. Grazie da Fabio. Ai potenti mezzi di GRP, no, di sono potenti mezzi, e ovviamente di Santero 958, sì, con l'aiuto di Matteo. Sì. Eccomi. Sì, allora, sabato poi dopo beviamo, esatto, dopo che veniamo. Tu stai ufficialmente, facciamo gli auguri. Fate un applauso, voi che avete le mani libere. Esatto, esatto. Auguri Laura. Che beviamo dopo. Fammelo dire però, sennò, sì, sennò è inutile che apriamo questa bottiglia. Sì, guarda in camera. Che praticamente Santero è l'aperitivo alternativo buonissimo. No, non che è l'aperitivo alternativo, stai zitto. No, no, che alternativo, Santero alternativo per eccellenza. Per eccellenza, sì. Ah, no, lì, no, okay. Bene, che beviamo dopo, no ragazzi, beviamo, va bene. Poi adesso, dobbiamo per continuare. Vado a chiedere dei messaggi a fare a casa. Sì, un po' di disciplina, prima, dopo siamo in onda. Dopo, prima, esatto. Ale, volevo mandarvi i saluti del sì, Toro Club di Mondovì, che ci saluta. Con gli amici di Mondovì, no, esatto. No, dopo il bicchiere, dopo. E dopo fa un saluto speciale a Natalino, che comunque... Sì, la signora Anna, soprattutto il marito, che esatto, sono... Esatto, che non c'è, che però gli portiamo i loro... Natalino non c'è, perché, diciamo... Si è prolungato il suo panzo e Ferragosto, quindi, esatto. E quindi sarà con noi venerdì. Poi ci scrivono: grazie per questo grande ricordo di Gigi Radice. Da ragazzino, quando si andava allo stadio, uno striscione ricopriva la parte alta della maratona con la scritta Radice e i suoi 11 grandi, ci scrive Piero. Sì, giusto ricordarlo. Poi ci scrivono, Lele ci scrive che la cravatta di Matteo è tanta roba oggi. Anche il nodo, facciamo primo piano il nodo. Nodo Windsor, se lo chiede, quindi allora, al top, ringrazio. Vorrei un vostro parere su Lukic, lo integrereste in squadra o è da vendere? A me non è piaciuto per niente il suo comportamento, specialmente essendo capitano. Ciao da Paolo. Fascia sicuramente tolta e se il mercato lo consente, vendolo. Siamo in chiusura di questa puntata, ringraziamo anche per il 15 agosto, ringraziamo di essere stati con noi voi amici telespettatori, in regia e per la grafica Luca De Maria, non come quell'altro, no, e Simone Boasso. Grazie alla Massopia per tanti auguri, grazie a Lucrezia Maritano, grazie a Clelia Scazzotto che purtroppo non può venire con noi poche volte per impegni di lavoro, ma ci facciamo piacere quando viene. Grazie Domenico Beccaria, in grande forma, visto oggi in grande grazie forma. Grazie a voi. Grazie Matteo Possamai, Fabio Zanco. Allora noi ci vediamo di dopo quando? Ci vediamo venerdì 19 alle 20:30. Tutti lunedì e tutti venerdì. Canale 15 oppure in streaming grp.it. Saluta tu, saluta. Allora, buona settimana e ci vediamo venerdì.